semplicemente do il via a questa prima giornata. Il dottor Piacentini è il nostro primo interlocutore. Come l'isola, questo è il nome che ha assunto l'ospedale da 1,5 anni, quando è iniziato il percorso di rilancio di questa storica struttura che è nata nel 1584. Rescue in Touch nasce per mettere, dice un po' il termine, in contatto le aziende utilizzatrici del nostro prodotto. Perché di fatto il contesto in cui Oxologico si muove è esattamente lo stesso di tante strutture e tanti amici che ho incontrato e che vedo qua, che è quello del privato accreditato, e quindi deve farcela, deve provare a farcela con le proprie gambe. Abbiamo coinvolto non solo le aziende ma anche varie istituzioni sul territorio, abbiamo interessato più di 30.000 aziende e abbiamo creato un programma di rete. Chi è Humanitas? Io sono Elena Molinari e all'interno del servizio clienti mi occupo di servizi digitali e comunicazione. Io sono Edi Luca, sono project manager della Holding e mi occupo dello sviluppo di tutte le piattaforme e dei sistemi informatici usati da servizio cliente per i processi di gestione del cliente in Humanitas, cioè in ICH e anche nelle altre strutture del gruppo. Però secondo me il banking ha avuto negli ultimi 20 anni una spinta al cambiare mindset che secondo me nell'assicurativo non è ancora avvenuto. Quello che avviene da noi tutti i giorni con lo strumento di MED, dove l'anello mancante, o meglio, l'anello determinante è anche il medico. Gli studi dicono che la tipologia di vita che facciamo ha un impatto sulla biologia molto più alto della genetica. Quindi credo che la prima cosa che mi porto dietro è che per fare il sistema bisogna veramente avere il coraggio di fare il sistema, perché la responsabilità che abbiamo, specialmente, come dire, parlo di noi over 50, è quella di lasciare qualcosa, come dire, un po' forse di migliore di quello che abbiamo in qualche maniera provato. Stiamo vedendo una crescita enorme del mercato e questo è evidente anche da questi 2 giorni. Il vero punto è che tipo di mercato sta crescendo.
creare un legame più stretto non solo sulla gestione delle pratiche, quindi la fine del processo, ma l'inizio del processo, l'innesco, il contatto con il col cliente, e noi abbiamo cercato di ragionare su come poter aiutare questo processo, sempre dal punto di vista ovviamente dello strumento tecnico. Noi ci stiamo muovendo in un contesto di grande complessità e rinnovamento in questo ospedale, e sicuramente la revisione e reingegnerizzazione dei processi, così come l'adozione di soluzioni digitali, sono un po' quello che noi diciamo riteniamo debba essere il pane quotidiano per fare degli importanti passi in avanti in maniera molto veloce.